mentre svolgevo della consueta manutenzione nel server casalingo, mi sono imbattuto in questo messaggio che ora vi faccio subito vedere. Google Chrome non risponde a riavviarlo ora. Bene, ora mi sono chiesto il perché, poi sono andato subito a vedere il grafico e, come possiamo vedere, 92% di RAM occupata. Ciò cosa significa? Che nel mio server ho due banchi di RAM da 2 GB ciascuno per un totale di 4 GB. Ovviamente per una gestione consueta che potrebbe fare un server, nel mio caso è scaricare film, gestire poche cose, insomma due account contemporanei, non stiamo parlando di attività molto costose. Comunque si richiedono RAM, considerando anche il fatto che Windows Server di per sé necessita di 1 giga e mezzo di RAM da solo. Quindi oggi andiamo ad effettuare un aggiornamento aggiungendo altri due banchi di RAM per un totale di 8 giga. Allora, questa è per ora una situazione temporanea con tastiera e mouse qui di fianco, che so che sono sceni, ma è temporaneo. Ora vado a spegnere il server, quindi arrestare tutti quanti i servizi, restare il sistema operativo, spegnerlo, staccarlo dalla corrente, tolgo le periferiche e andiamo a montare i banchi di RAM. Come potete vedere, sì, il cable management non è il massimo, ma purtroppo l'alimentatore, oltre ad essere vecchiotto, quindi non è modulare, sì, bisogna ricorrere un po' di compromessi, comunque sia conto su un aggiornamento per almeno un semi-modulare. Comunque, sorvolando su questo fattore, qui possiamo vedere i due banchi di RAM, entrambi da 2 GB per un totale di 4 GB, che ora andremo a portare ad 8 GB. Andiamo ad aprirlo, vediamo se così può bastare. Ok, prima e seconda, sì, prima e seconda parte, quindi eccoli qua. Questi sono i due banchi da 2 giga ciascuno. Ora li andiamo a montare. I due nuovi banchi di RAM sono stati aggiunti, ora andiamo a provare se vengono riconosciuti.